24 ore per pregare ai piedi di Maria, icona della forza rivoluzionaria della tenerezza, mamma attenta e premurosa degli ultimi e degli esclusi. È stato un pellegrinaggio mariano il 19° viaggio apostolico di Papa Francesco al santuario di Nostra Signora di Fatima in occasione del centenario delle apparizioni della Beata Vergine alla Cova d'Airia. Due termini caratterizzano Fatima e il suo messaggio. Sono proprio la parola cura e la parola speranza. Papa Francesco parla molto di speranza e certamente della cura, la cura della casa comune che è casa nostra. Il messaggio di Fatima è un messaggio che ci comunica la presenza di Dio, che cura l'umanità nei momenti in cui maggiormente ne ha bisogno, che cura tutta la creazione. Dio è qui e in questo sta il segno della sua presenza. La cura di Dio è segno di speranza per l'umanità. C'è una lettera pastorale scritta dai vescovi portoghesi in occasione del centenario di Fatima che ha per titolo Fatima, segno di speranza per il nostro tempo. Facciamo in modo che la speranza non sia teorica, ma sia una prassi che deve veramente farsi strada nelle persone e che abita il cuore di Dio. Ecco perché Maria, madre di speranza, ha un posto così speciale e Fatima possiede questa forza di luogo di speranza. Venerdì 12 maggio il pontefice atterra alla base aerea di Montreal, accolto tra gli altri dal presidente della Repubblica, Marcelo Nuno Duarte Rebello de Sosa, con il quale si intrattiene privatamente in una sala della torre di controllo. Un successivo trasferimento in elicottero in papamobile conduce Papa Bergoglio al santuario di Nostra Signora di Fatima, anzitutto alla cappellina delle apparizioni, costruita nel 1919 sul sito dove si trova il leccio ove apparve la Madonna. In un silenzio surreale e commosso di tutta la piazza, Papa Bergoglio si raccoglie in preghiera per quasi 10 minuti. Sull'esempio dei beati Francesco e Giacinta, che insieme con la cugina Lucia furono testimoni di quegli eventi straordinari, il pontefice auspica la conversione del cuore degli uomini e la pace tra le genti, in un mondo dove troppo spesso ancora oggi si versa il sangue di innocenti in guerre incomprensibili. Percorremos así todas las rutas. Percorreremo così ogni rotta. Andremo pellegrini lungo tutte le vie. Abbatteremo tutti i muri e supereremo ogni frontiera. Uscendo verso tutte le periferie, manifestando la giustizia e la pace di Dio. Uno degli aspetti del messaggio di Fatima è proprio la preghiera per la pace. Io direi che questo aspetto è ancora oggi più attuale che 100 anni fa. E perché 100 anni fa c'era una guerra mondiale, la prima guerra mondiale. Adesso, come dice Papa Francesco, viviamo una terza guerra mondiale a pezzi. E quindi bisogna pregare per la pace e capire che la pace è sempre un dono di Dio, che dipende da noi costruirla, però dipende sempre di Dio e del suo dono, è un dono che dobbiamo sempre chiedere. In questo aspetto il messaggio di Fatima non ha perso nessuna della sua attualità. Papa Francesco viene come pellegrino di speranza e di pace, viene per pregare per la pace. Sappiamo che la preghiera non è tutto, ma resta una grande forza che conduce alla trasformazione, alla conversione e alla realizzazione della pace nel mondo. La preghiera resta una grande forza e da qui, da Fatima e da tutti i luoghi in cui si prega per la pace nasce un grande senso di unione che è certamente una grande forza contro coloro che provocano la guerra o contro quanti sono operatori di morte e un incentivo alla realizzazione della pace. Riteniamo che sia un momento molto intenso, centrale, un segno di preghiera per la pace, ma soprattutto anche per offrire con questa preghiera per la pace una speranza a tutti coloro a cui manca questo conforto o che aspettano un rinnovamento più intenso nella loro vita. Il potere della preghiera in tutta la sua forza commovente si esprime soprattutto la sera, quando l'ampio piazzale del santuario di Fatima si veste di luce per la recita del rosario. I grani della corona consentono al Vangelo di riprendere la sua strada nella vita di ognuno e leniscono le ferite dei diseredati e infelici ai quali è stato rubato il presente, degli esclusi e abbandonati ai quali viene negato il futuro, degli orfani e vittime di ingiustizia ai quali non è permesso avere un passato. Dinanzi a un mare di piccole fiammelle, Papa Francesco parla di colei che ha dato un volto umano al Figlio dell'Eterno Padre, una maestra di vita spirituale e non una santina alla quale si ricorre per ricevere favori a basso costo.
Sempre che vogliamo para Maria. Ogni volta che guardiamo a Maria, torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto. Ternura e do cariño. In lei vediamo che l'umiltà e la tenerezza non sono solo virtù dei deboli, ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti. La preghiera è qualcosa di speciale, qualcosa che ci unisce a Dio, che ci mette in contatto proprio vicino a Dio, e Dio ci ascolta. Sappiamo che Dio ci ascolta sempre, anche se noi tante volte pensiamo di non, che se quando gli chiediamo qualcosa che vogliamo e lui non ce lo dà, e noi pensiamo allora Dio non mi ha dato quello che gli ho chiesto, ma Dio ci ascolta e ci dà quello che lui sa che noi abbiamo bisogno. La misericordia è intimamente collegata a Fatima, grazie e misericordia. Si respira in tutto il messaggio di Fatima. Venendo a questo santuario sentiamo con i malati, con i bambini, con gli anziani, con tutte le persone, si respira proprio accanto alla statua della Madonna e del messaggio di Fatima, che si può sintetizzare in queste due parole: grazie e misericordia. Una gioia fragorosa accoglie la mattina di sabato 13 maggio la canonizzazione di Giacinta e Francesco Marto, proclamati santi da Papa Bergoglio proprio nella solennità della Beata Vergine Maria di Fatima, durante la messa. Il 13 maggio 1917 la madre del Figlio di Dio apparve loro per ricordare che la luce di Dio dimora in noi, e mettendo in guardia sul rischio dell'inferno a cui conduce una vita spesso proposta e imposta senza Dio. Nel chiedere ed esigere da ciascuno di noi l'adempimento dei doveri del proprio stato, il cielo mette in moto qui una vera e propria mobilitazione generale contro questa indifferenza che ci raggela il cuore e aggrava la nostra miopia. Non vogliamo essere una speranza abortita. La vita dei pastorelli rappresenta una proposta di santità per tutti. È una vita molto semplice, una vita molto legata all'Eucaristia, all'adorazione, al culto di Cristo nell'Eucaristia e allo stesso tempo al messaggio che Nostra Signora ha portato a Fatima. Il Papa sa bene che canonizzare Francesco e Giacinta, i santi più recenti della Chiesa, sancisce anche molto significativamente che Fatima sia scuola di preghiera, di fede, di speranza, nella quale possiamo identificarci e in cui possiamo crescere. Questi due bambini sono santi non tanto perché hanno visto Nostra Signora, ma perché sono stati fedeli a quanto ella ha detto loro in questo luogo. Nel presentare alla Chiesa i due bambini così pieni della grazia di Dio, che sono presentati come modelli di vivere il Vangelo e la fede, è un segno molto molto significativo per la nostra Chiesa, ma per tutto il mondo. Quando noi che parliamo di efficienza, di dare cose a Dio, invece loro sono quelli che hanno accolto Dio, che hanno accolto il dono e la ricchezza di Dio. È anche una sfida per noi per sapere come trattiamo gli altri. Sono convinto che se noi avessimo un po' più di cuore di bambino, il mondo sarebbe un po' meglio. A tutti Papa Bergoglio chiede di ricordare sempre che abbiamo un'ancora nel cielo, Gesù, che ha portato accanto al Signore l'umanità che aveva assunto nel grembo della Vergine Madre. Una leva che deve sostenere soprattutto i malati, prezioso tesoro della Chiesa, salutati alla fine della celebrazione. Non ritenetevi soltanto destinatari di solidarietà caritativa, rimarca il Pontefice prima di fare rientro in Vaticano, ma sentitevi partecipi a pieno titolo della vita e della missione della Chiesa.